In questa puntata di Dog Shock, bracconaggio, stermini, massacri africani, fascismo, Montanelli, caccia alla volpe, cibo sprecato, violenza sugli animali e molto, 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 molto altro. Buongiorno a tutti i pagliacci e benvenuti dopo tanto tempo ad una nuova puntata di Dog Shock. Dopo aver analizzato Mondo Cane nella prima puntata, oggi parleremo di uno dei film simbolo dei Mondo Movie, diretto dai due registi simbolo del movimento. Sto parlando di Africa Addio, di Gualtiero Jacopetti e Franco Prosperi. Un film che tratta argomenti molto delicati in un modo molto immorale che approfondiremo tra poco. Come ogni documentario, un mondo che si rispetti è un collage di tradizioni ed eventi orripilanti, che stavolta si concentrano per la loro interezza nel continente nero. In questi anni l'Africa è teatro di un processo di decolonizzazione. Quella che noi chiamiamo esportazione di civiltà subisce una battuta d'arresto e il continente viene lasciato a se stesso dopo anni di tentate conquiste, in una via di mezzo davvero degradante. Nel film vengono affrontate molte tematiche, molte guerre e molte usanze. L'apartheid, i massacri in Angola, gli stermini religiosi di musulmani e cristiani, il tutto raccontato con la solita voce narrante e con l'incredibile talento estetico di due registi, che in quasi due ore e mezzo di documento riescono ad alternare perfettamente le scene di violenza a quelle ambientali. In un certo qual modo riescono a cogliere anche la bellezza del continente, con molte influenze anche dal cinema di fiction. La sequenza in cui liberano i cavalli con la musica western è simbolo di tutto ciò, ma se da una parte abbiamo una realizzazione tecnica davvero portentosa, dall'altra abbiamo una messa in scena assolutamente immorale e razzista. Prima di passare a questo punto, che sarà il vivo della recensione, dobbiamo fare alcune premesse. La prima in realtà riguarda me. Come già vi ho detto più volte, questo percorso che sto facendo in Dog Shock lo sto facendo con voi. Sono quasi tutte prime visioni perché ho sempre fatto fatica a vedere violenza vera. Quindi se notate delle incoerenze, come ad esempio con la recensione di Mondo Cane, è dovuto a questo. Alla formazione in questo genere per me è abbastanza nuovo, che ho deciso di intraprendere con voi, e sicuramente molti di voi saranno più esperti di me. La seconda premessa riguarda proprio Mondo Cane. La realizzazione di quel film raccontando l'orripilante che c'è nel mondo intero non pareva né razzista né fascista, ma anzi molto realistica. E se preso a sé stante non lo reputo un film fascista, ma in realtà... Terza e ultima premessa su Gualtiero Jacopetti. Chi era esattamente? Un fascista? Un partigiano? A quanto pare, incredibilmente, ambedue le cose. In gioventù fascista divenne poi parte del movimento partigiano a metà degli anni 40. Fatto sta che la sua più grande ispirazione è stata Indro Montanelli, giornalista simbolo dell'ideologia fascista. Dunque, dopo quest'ultima premessa, leggere il film ci diventa molto più chiaro. E scusate se mi affido a Wikipedia per questa citazione, ma tutto Africa Addio si può racchiudere in una frase dello stesso Montanelli citata nella sua pagina. Non si sarà mai dei dominatori se non avremo la coscienza esatta di una nostra fatale superiorità. Coi negri non si fraternizza. Non si può, non si deve. Almeno finché non si sia data loro una civiltà. Difatti il documentario venne accusato giustamente e fondatamente di apologia di colonialismo. La prima parte della frase "non si sarà mai dominatori" racchiude i primi 20 minuti di film, in cui viene detto che il bianco se ne va lasciando l'Africa al proprio destino, e in cui si vedono i generi alimentari importati ed esportati buttati per strada e sprecati. Se non avremo la coscienza esatta di una nostra fatale superiorità è il passo successivo. I due registi mettono in chiaro che, abbandonato il continente con la nostra presunta civiltà, non rimane altro che violenza e altro razzismo. Coi negri non si fraternizza, e invece tutto il resto, in cui si mostrano i massacri perpetrati in alcune parti dell'Africa, ai musulmani, ai cristiani, agli animali, per sensibilizzare, anzi desensibilizzare ancora di più. Africa Addio diventa quindi un film attualissimo, che rappresenta il razzismo imperante nell'epoca moderna, simbolo perfetto di tutti quei "non sono razzista ma", frase che introduce sempre discriminazioni e frasi oscene. Una tecnica usata anche dai media è quella di affiancare un articolo discriminatorio ad uno di senso opposto. Che ne so, prendiamo un titolo a caso di un giornale a caso, tipo Il Giornale, con un titolo che ha davvero scritto: "Bestie islamiche sgozzano italiano", per poi magari affiancarlo ad un articolo sui diritti civili dei neri o un articolo su un massacro ingiusto di un omosessuale. Questa è una tecnica base dei media che permette al lettore di sentirsi giustificato nei propri pensieri discriminatori, ed è esattamente la stessa cosa che fa il film. Prima ti fa vedere quanto sono cattivi i bracconieri bianchi ad uccidere gli elefanti col fucile, poi ti fa vedere quanto sono ancora più crudeli i neri facendo stermini a coltello. Li affianca mostrandoli ambedue malvagi, ma uno indubbiamente è più malvagio e incivilizzato dell'altro. Popoli africani stereotipizzati fino all'inverosimile. Hanno il ritmo e la violenza nel sangue.
sangue. Si tratta solo di selezionare le informazioni. Cari miei, non sono razzista, ma sappiate che siete tutti vittime ignoranti della selezione dell'informazione mediatica. Non illudetevi di avere una vostra idea, perché non l'avete. Siete plasmati dal fascismo mediatico esattamente come lo erano i vostri nonni. L'unica cosa che dovreste fare è ammettere di essere razzisti, quantomeno per non apparire ipocriti. Veniamo alla scheda del documentario, pagliacci. Shock visivo, 5 su 5. Se cercate violenza, ovviamente qua la trovate. Violenza psicologica, 5 su 5. Un film davvero ignobile. Marciume, 5 su 5. Non c'è niente di più degradante del razzismo. Livello informativo, 0 su 5. Solo violenza messa a caso e girata bene. Cinema contro televisione, 80% cinema e 20% televisione. Purtroppo, Jacopetti e Prosperi hanno un talento davvero enorme. In conclusione, Africa Dio è un film di merda che non dovrebbe guardare nessuno. Giustamente accusato di apologia di colonialismo, dovrebbe essere dimenticato, quantomeno preso come esempio di propaganda negativa. Esattamente come il documentario sul nazismo della Riefenstahl che abbiamo già analizzato. Bene pagliacci, la recensione finisce qui. Ci vediamo non so quando con non so che video, perché ancora non ho deciso la programmazione di queste due settimane prima di partire. Quindi, bella rega, che il cinema sia con voi.